Buon pomeriggio a tutti, popolo internettiano. Quest'oggi volevo portarvi, dopo un po' di utilizzo, qualche mese di utilizzo, la mia esperienza con il tablet Asus EE-Pad Transformer. Il tablet di casa, appunto, Asus, che tramite la docking station che vedete qui presente, ok, si trasforma in un pratico e comodo netbook. In realtà potremmo anche fare una piccola, come dire, recensione del sistema operativo Honeycomb 3.2 che viene installato all'interno dell'Asus iPad, ma quest'oggi vorrei un attimo soffermarmi sulla integrazione che si ha con la docking station e il tablet stesso. Andiamo ad avviare il tablet, vedete, disponibile con la sua interfaccia classica, adesso ho messo uno sfondo di quelli preimpostati. Ecco, abbiamo già la schermata delle impostazioni attivata, non so quanto sia visibile. Andiamo subito a vedere le informazioni per vedere la versione del sistema operativo disponibile, che vedete essere la 3.2. Ottimo lavoro da parte dell'Asus che rilascia effettivamente aggiornamenti con una velocità piuttosto buona. Lasciamo stare applicazioni relative a Facebook, chiedo scusa, usciamo, ok, perfetto. Questa è la schermata del tablet, vedete. Una buona reattività, diverse applicazioni, ma delle applicazioni di stock e del sistema poi magari parleremo, in un video a parte, ripeto. Barra delle notifiche e via dicendo. Come vi ho accennato, il vero valore aggiunto di questo dispositivo è la docking station, che vado un attimo ad esaminare. Velocemente, la docking station si compone di una tastiera con QWERTY, vedete, con un insieme di tasti funzione in alto che sono, per esempio, andando nell'ordine Wi-Fi, Bluetooth, un tasto per disattivare il trackpad, un tasto per quanto riguarda la luminosità a diminuire e aumentare, luminosità automatica, foto, internet, impostazioni e questo per i controlli multimediali. Anche altri tasti, tasto di home, tasto di impostazione di funzioni, questo, e insomma una tastiera a tutti gli effetti. Questa tastiera, oltre ad avere questo aggancio, che vi faccio vedere in questo modo, di qua, che permette di agganciare il tablet, poi vedremo come, si compone anche di altri componenti notevolmente interessanti. Innanzitutto qui abbiamo un lettore di schede SD, non so se può essere visto, con questa non è una scheda SD, ma è semplicemente un... Chiamiamolo prendiposto, vedete qui schede SD normali. Abbiamo la possibilità di avere una porta USB da questa parte che vado ad aprire velocemente. Sono un po' brigoso da aprire, devo essere sincero, perché hanno questo sistema meccanismo a molla, ma vedete questo qui è una porta USB a tutti gli effetti standard che viene chiusa automaticamente. Anche qui un'altra porta USB e qui infine il caricabatterie. Perché? Per i pochi che non lo sapessero, questa docking station offre anche una durata aggiuntiva alla batteria del nostro tablet. E vi posso garantire che se il tablet acceso e in stand-by dura un paio di giorni con la batteria a carica, io l'ho caricato 2 giorni fa, è praticamente un giorno intero che è acceso in stand-by, vedete che la batteria è bassa, ma non... è comunque sopra la metà. Con questa la durata della batteria aumenta notevolmente. Vediamo un attimo come funziona l'integrazione. Andiamo subito a vedere che, come vi ho fatto notare, non so se sia visibile perché forse è un po' sfocato, qui abbiamo la batteria, ok? Tramite gli attacchi sotto, che sono 1, 2, 3, vado a connettere il dispositivo alla docking station. Da notare che questo è esattamente la postazione per il caricabatterie del tablet. Quindi il tablet può essere caricato anche autonomamente separato dalla docking station. E abbiamo nel tablet, nel caso, vabbè, giusto per una piccola panoramica veloce, un cavo mini HDMI, un cavo per il jack da 3,5 che fornisce supporto sia al microfono che alle cuffie, quindi se passano entrambi audio in entrata e in uscita abbiamo un unico jack, e infine abbiamo qui la porta invece in questo caso per la micro SD. Andiamo a connetterlo velocemente, basta fare una piccola pressione, vedete questo piccolo levetta fa uno scatto verso destra. A questo punto il tablet è diventato a tutti gli effetti un netbook. Lo porto un pochino più vicino, magari si vede meglio. Permettetemi di alzare un attimo la videocamera così
si vede tutto bene, ok, ecco, questo qui è il nostro tablet in tutta la sua gloria. Già vedete che la connessione ha permesso, si ruoterà probabilmente, di passare la batteria, non so se si vede, ma nella batteria c'è il fulmine, no, non si vede, chiedo scusa, vabbè, comunque nella batteria, insieme di batteria, è passato il fulmine, come se la stessa batteria fosse effettivamente in ricarica, perché nel momento in cui finisce la batteria del dispositivo, se io lo attacco, la batteria del dispositivo è in scaricamento, la docking si preoccupa di ricaricare la batteria del tablet, in modo tale che fondamentalmente l'energia contenuta, per semplificare, l'energia contenuta in questa docking station viene trasferita sul tablet, ma non viceversa. Andiamo a vedere la tastiera. La tastiera ha una buona reattività, innanzitutto i tasti funzionali che vi ho fatto vedere prima, vedete wifi, ora sono connesso, premo, simbolo, il wifi viene disattivato, lo riattivo, il wifi viene attivato, bluetooth attivato, prima era spento, trackpad che posso abilitare o disabilitare, in questo caso dovrei averlo abilitato, vedete che adesso appare una pallina blu, la quale permette di trascinare sia le schermate sia di attivare varie impostazioni. Personalmente tendo a tenerla disattivata perché, per quanto sia comodo come puntatore, purtroppo spesso si rischia, vedete nella parte bassa qui dove c'è il trackpad, si rischia di premerlo e di far attivare le applicazioni involontariamente, di accedere ad altre zone dello schermo, perché basta fare così, un semplice tap per aprire ad esempio l'applicazione di Gmail, piuttosto che, non si vede molto bene, vi chiedo scusa, che è molto bianco, piuttosto che una qualsiasi altra applicazione, quindi tendo a tenerlo disattivato. Questo tasto qui, prima che ho premuto, che dovrebbe essere un tasto di escape, è il tasto esattamente indietro, cioè quello che si trova in questa parte qui dello schermo. Disattivi il trackpad, luminosità, vedete, auto luminosità, questo è per le foto, o comunque, credo, no, è per fargli screenshot, chiedo scusa, ho sbagliato, questo è un tasto per fargli screenshot, non l'avevo mai utilizzato sinceramente, questo è un tasto per internet, questo per impostazioni, eccetera eccetera. Devo dire che utilizzare un trackpad è abbastanza inutile, visto e considerato che comunque lo schermo rimane touchscreen, quindi è possibile attivare o accedere alle applicazioni direttamente toccando lo schermo, anche perché comunque la vicinanza adesso permette di utilizzare direttamente le mani. Andiamo su Evernote, applicazione molto utile per scrivere delle note, non si vede molto perché è molto luminoso, magari diminuisco un po' la luminosità a vedere se guadagna la visibilità del video, ok, sicuramente guadagna. Andiamo a scrivere una nuova nota per vedere come si comporta la tastiera. Inseriamo un titolo, ad esempio video di prova docking. Col tab possiamo già passare al contenuto della nota e andiamo a scrivere: ciao a tutti, questa è una nota di test. Vedete, la tastiera funziona bene, funziona molto bene, esattamente identica a quella di un computer vero e proprio. Unico neo è che quando sei il tablet, per fare in modo che questa mappatura di tasti sia mantenuta all'interno del tablet, bisogna utilizzare la tastiera di dock, di stock, che è stata che viene offerta dall'Asus. Infatti quando si utilizza il tablet questa tastiera risulta essere un po' scomoda perché occupa tutto lo schermo. Sarebbe più comodo ad esempio poter utilizzare una tastiera come Thumb Keyboard. Sinceramente sarebbe bello se una volta connesso alla docking station venisse offerta la possibilità di scegliere quale tastiera utilizzare con la docking. Di default non è fornita questa funzionalità, ci sono software appositi ma di default non è fornita. E questo è un po' un neo, perché se uno va a utilizzare questa tastiera con il tablet, purtroppo è costretta ad utilizzare la tastiera di default, che per utilizzo appunto su un semplice tablet non è molto pratica, ecco. Sì, ignoriamo la nota perché non ci interessa. Altra cosa, abbiamo detto che la presenza di diverse porte USB, che sono qui, vediamo come si comportano nel caso io vada a connettere un dispositivo esterno come una chiavetta USB. Vediamo se Honeycomb o comunque se il dispositivo gestisce bene altri dispositivi esterni che potrebbero connettersi. Vado ad inserire la chiavetta USB, o in questo verso nell'altro, l'ho inserita, perfetto. Vedete, a destra appare, non so se è visibile, preparazione dispositivo di archiviazione. Questa è formattata in TFS, la chiavetta. C'è un'icona apposita in questa parte dello schermo, vi si clicca sopra e viene indicato archivio esterno inserito. Cliccando sul simbolo della cartellina si va a vedere la cartella e io vado subito ad aprirla velocemente.
con il file manager di stock sempre del sistema, vedete ci sono diverse informazioni. Vi è anche il tasto apposito per smontarla a destra, questa qui, un tasto apposito per smontare la chiavetta. Ci si clicca sopra, scusate, e viene detto rimozione del dispositivo, ben riuscita. Caviamo quindi il dispositivo e proviamo. Questo è il primo test che faccio, giuro, per la prima volta, con un mouse esterno come questo mouse dell'Apple. Vediamo se c'è uno straccio di compatibilità per quanto riguarda i sistemi di point and click. In questo caso, dal sistema Onicom 3.2 dovrebbe esserci un supporto maggiore a dispositivi esterni anche di puntamento. Non credo che sia questo qui il caso, io sinceramente credo che non funzionerà, almeno non bene. E infatti il mouse è acceso, quindi vuol dire che l'alimentazione oggettivamente gli arriva, quindi comunque c'è un passaggio di dati, forse da riattivare il trackpad, non lo so, comunque purtroppo no, niente. Purtroppo ancora con i dispositivi di puntamento, quali quelli dell'Apple, può darsi che sia un problema di dispositivo dell'Apple, questo non lo ignoro, questo lo ignoro sinceramente, con i dispositivi di puntamento abbiamo ancora qualche problema. Detto questo e analizzato queste funzionalità, posso dire che la docking station, a mio parere, per quanto riguarda questo tablet, è veramente un valore aggiuntivo. Avere il tablet senza docking station, ci si gioca praticamente un buon 40% delle potenzialità del dispositivo stesso. Con la docking risulta invece essere un bel dispositivo che può anche essere portato, anche per fare i fighi con gli amici, che può essere portato in giro come se fosse un vero e proprio netbook. E ripeto, per funzionalità di base come potrebbe essere navigazione su internet, scrittura di testi, editing di testi, si comporta veramente veramente bene. Ultima particolarità, se il tempo del video lo permette, credo e spero di sì, vado di nuovo a staccare, avete visto, ho levato la leva, vado a staccare, abbiamo di nuovo il nostro bel tablet, vado a mostrarvi la custodia dell'Asus nera, vedete, custodia completamente, devo essere sincero, copiata da quella della Apple, secondo me questa è stata un po' una caduta di stile, però se uno le cose le fa bene è giusto anche dare a Cesare quel che è di Cesare. Vado ad inserirlo al suo interno e vado a farvi vedere come sta il dispositivo nella docking, nella custodia. Vedete, avete visto che quando era connesso all'Asus, la docking station, non c'era la rotazione automatica. Ora che l'ho messo, vedete questo qui, classica custodia da tablet, possibilità di aprirlo, vederlo normalmente, piegare il dietro questa linguetta e quindi avere il tablet in una posizione più comoda, che potrebbe essere questa piuttosto che questa per scrivere. Custodia fatta bene, ha un unico problema, che forse è dovuto al fatto che il dispositivo si presta spesso, almeno a me è capitato più di una volta, di doverlo cavare per metterlo sulla docking station e viceversa. Balla un po' dentro il tablet, vedete anche qui la fotocamera, se lo tengo in questo modo, vedete, viene parzialmente oscurata. E questo è un po' un neo della custodia, però anche è vero che il tablet deve essere facilmente sfilabile dalla custodia per poter essere poi inserito all'interno della docking. Niente, non ho nient'altro da aggiungere per quanto riguarda, queste qui sono le mie impressioni relativamente al dispositivo, relativamente alla sua integrazione con la docking station, che io reputo più che valida. Più avanti vi fornirò, prima magari della uscita e dell'aggiornamento a Ice Cream Sandwich, magari di cui cercherò di fornirvi una video review, cercherò di fornirvi anche una video review del sistema 3.2, che è attualmente l'ultimo che può essere installato sul dispositivo. Per il resto è tutto, vi ringrazio per l'attenzione.